batteria con Sofia Bocconi che si è messa davanti, poi Lampitelli e Guerrini passano, ricordiamo, alla semifinale. I vincitori di ogni batteria e i 10 migliori tempi. Interpretazione tattica particolare, quella della 1000 metri, bisogna andare veloci, a meno che uno sia sicuro di vincere. A questo livello nessuno è sicuro di vincere, quindi al passaggio mancheranno 3 giri. Bocconi, Lampitelli, adesso il Giorgio Iannarelli in terza posizione e vediamo, questa non sembra una batteria con atlete che passano facilmente con il tempo. Siamo agli ultimi 2 giri. Passano in 1:01:70 al terzo giro. Al passaggio campana. Iannarelli prova a cercare la qualifica col primo posto e nella Lampitelli dietro di lei. Ultimo giro, passano in 1:19:94. Iannarelli, Lampitelli all'esterno. Vediamo il tempo di questa prima batteria con Lampitelli. 1:36 e... Buongiorno. Partita la seconda batteria, intanto annunciamo il tempo della prima che era di 1:36:714 e della Lampitelli 1:37:177. Giorgio Iannarelli, queste le prime due, mentre nella seconda adesso è Eleonora Romagnoli che è davanti. Romagnoli, Colaianni. Chiara Sinisi si è andata a mettere in seconda posizione con Sofia Battiato adesso davanti, quando mancano 3 giri. Battiato, Sinisi, Smaldone. Controlliamo il passaggio, sono passate in 1:01. Quelle della batteria precedente, qui passano in 1:03:11. Un po' più lenta questa batteria. Adesso chiama Sinisi. Sinisi, Romagnoli, Battiato, Smaldone, le prime 4, ha preso un po' di vantaggio Chiara Sinisi. Al passaggio suona la campana, decisamente più lenta rispetto alla batteria precedente, passano in 1:21:90. 1:19 il passaggio della batteria precedente, vediamo, ha preso un bel vantaggio l'atleta del Carrara. Buona condizione questo campionato, Chiara Sinisi, che chiude in 1:39:55. Via Lea Corradini, qui vediamo Alice Sortonova, anzi davanti è subito invece la sua avversaria, Ginevra Amicone. Amicone, poi Cavao, poi Sorcionovo. Sorcionovo in grandissima condizione questo campionato, 2 titoli su 2 gare per la velocista della Luna Sports Academy. Adesso è Margherita Minghi, poi Sorcionovo, poi Orchetti. Meno 3. Susanna Rocchetti all'interno, vedremo il passaggio in meno 2, 1:19:94 e 1:21:90 i passaggi. La terza batteria con Susanna Rocchetti, passano in 1:01:21, quindi è il passaggio più veloce di pochissimo rispetto. Adesso è Alice Sorcionovo. Sorcionovo, poi Rocchetti, ecco come da pronostico, parte Alice Sorcionovo, passa in 1:19:34 sui tempi della prima batteria, che poi è stata conclusa in 1:36:714, no? Prende un gran vantaggio Alice Sorcionovo, incrocia quasi tutta la curva.
Arriva lì, c'è 1.37 netti, 1.37. Dicevamo qualificato di diritto fino a questo momento Lampitelli, Sinisi e Socciano. Decide di far da sé Chiara Cognini. Unità sparatissima, Zora Cicchelli, qui utilizzano la regola non scritta sulle 1000 metri, un giro a testa, vediamo se continueranno su questo copione. Siamo quasi a metà gara. Cicchelli, Cognini, Carolina Confalonieri nelle prime tre posizioni. Allora Matilde Biondi all'interno, si va a mettere in terza posizione. Che al passaggio. Le batterie precedenti attorno al minuto 1. Qui passano invece in 1.00 e 19, quindi leggermente più veloce questa quarta batteria. Adesso è Matilde Biondi, poi Cesca. Allunga Matilde Biondi. Passano in 1.19 e 0.7, la batteria più veloce fino a questo momento, di pochissimo. Matilde Biondi e Selena Cesca hanno preso un gran vantaggio. 1.36 e 60 che è il miglior tempo. Partita la quinta batteria, Junior Maschi all'appello, grazie. Junior Maschi all'appello, grazie. Giorgia Benigni, partita di Gradlena. Benigni, Bedon, Orlandini. Adesso è Giulia Bedon che si è messa in testa al gruppo. E Chiara Orlandini in seconda posizione. E poi Alice Galimberti quando mancano tre giri. Arriva anche Siria Montico. Se guardata intorno, Giulia Bedon ha detto: cosa succede adesso? Succede che vada avanti Siria. Vedete nella giro della nazionale, passano in 58 e 88, quindi passaggio più veloce fino a questo momento. Montico, Bedon, Galimberti. Al passaggio suona già la campana, torna davanti Bedon, 1.17.01, la batteria più veloce, decisamente la batteria più veloce. Bedon, Montico. Di scuola all'esterno si va a mettere in terza posizione. Bedon, Montico, Biscuola, 1.34 e 94, qui si passa con il tempo, 1.34 e 94. Elena Bojoski, la prima a mettersi al comando. Bojoski, Barinani, Carrao, qua queste prime fasi cominceremo ad avere i riscontri, i controlli cronometrici dal terzo giro. Adesso Barinani, Elisabetta Carro nelle prime due posizioni. Passano in 59 e 89. Siamo leggermente più lenta delle altre. Adesso è Giulia Presti che va davanti. Presti trovò
Giulia Questi, quella che si abbassa, mentre fuori lo spoiler, 1.17 e 29, siamo sui tempi della batteria precedente. Questi trovo Paoletti. Giulia Questi, tranquilla, arriva. 1.34 e 79, grande ultimo giro, Giulia Questi. La batteria più veloce quindi questa.